Cari amici, grazie della mobilitazione che state mettendo in atto, so che state mandando lettere, fax, mail al Presidente della Repubblica Napolitano, perché il problema che si pone è un problema gravissimo che ha a che fare con la democrazia. Noi abbiamo raccolto le firme in piena legalità e difatti non ci hanno potuto obiettare in punta di diritto. Hanno detto che secondo loro sono sbagliate. Abbiamo raccolto le firme e invece tentano di buttarci fuori dalle elezioni, tentano di impedire ai cittadini lombardi, ai 10 milioni di cittadini lombardi, di trovare il candidato presidente di riferimento, le liste dei partiti a cui hanno sempre dato il 60% del loro consenso. Quindi è un problema che attiene alla democrazia. Noi abbiamo fatto ricorso al TAR chiedendo la sospensiva dell'ingiusta sentenza della Corte d'Appello. Siamo ottimisti perché abbiamo le nostre fondatissime ragioni, però c'è bisogno che le nostre ragioni siano riconosciute e quindi il Presidente della Repubblica, che deve essere garante della libertà di voto dei cittadini, chiediamo che intervenga. Il Presidente Berlusconi, con cui ho parlato più volte, si sta muovendo anche lui e sta muovendo il Governo. Una vostra iniziativa, la raccolta di firme, l'invio di lettere è certamente utilissima. Grazie a quello che state facendo, andiamo avanti a difendere il diritto di tutti i cittadini a votare liberamente per i loro candidati preferiti.